Il solito breve riepilogo ad uso spettatori diretta Facebook, perché ricordiamo che c'è anche la diretta avviata, e poi partiamo con quest'ultimo incontro del corso, con l'ultimo incontro del corso. Quindi la volta scorsa veramente ci hai affascinato parlando della filosofia del tempo per un regolarista, perché di fatto il concetto di tempo ce l'hai così argomentato a livello di saggio filosofico, potremmo dire. E soprattutto ci ha molto affascinato, anche se dal dire al fare, come si suol dire, c'è di mezzo il mare, quindi nell'applicazione sarà cosa molto ardua, l'idea della durata di un secondo e la possibilità di bloccare il tempo più vicino al secondo, che in una gara di regolarità consiste nel arrivare il più vicino possibile al tubo, al pressostato, quindi avvicinarsi il più vicino possibile nell'arco di quel secondo. Poi hai parlato quasi di un concerto, no? Di questi bip bip scanditi dallo strumento. E naturalmente hai ribadito il concetto del dominio del mezzo, anche insegnandoci una tecnica che poi mi sembra sia chiara dai filmati che hai fatto vedere, ovvero piede sinistro sul pedale del freno, piede destro sul pedale dell'acceleratore, fino ad arrivare appunto al fatidico momento del passaggio sul tubo. E ecco, l'allenamento naturalmente è alla base di tutto, un allenamento che deve affinare tutti i nostri sensi visivi, acustici, la memoria e chiaramente la piena padronanza anche del mezzo tecnologico, cioè di tutto quello che il regolarista di professione, insomma il top driver, usa sul cruscotto della sua macchina, della sua vettura. Poi ecco, ci hai parlato dei vari allenamenti nell'ambito della regolarità, quindi la tabella di marcia, il controllo orario, il controllo tempo, quindi questi aspetti che sono alquanto sofisticati, tant'è vero che possono sicuramente avvicinare anche la popolazione e più giovane, no? Parlando di tecnologia, sicuramente questa può essere una grossa attrazione. Allora, Giovanni, io direi: ah, ecco, vedo che è arrivato Daniele Bonetti, quindi adesso salutiamo il nostro ospite e poi lasciamo appunto a voi la parola virtualmente, si è riformata la coppia Moceri Bonetti. Quindi, Daniele, noi la ringraziamo per la sua presenza a questo incontro, insomma, virtuale del club Viaggi in Spider, e le diamo il benvenuto anche nel nostro club virtualmente, pure Beh, se. secondo me più dettagli ci sono, E meglio è. E sì, qui queste cos'erano? Una serie di prove concatenate, immagino. Secondo me sono Montecatini. Sono Montecatini. Ineta di Montecatini, secondo Ed erano concatenate queste. me. Sì, normalmente sono tutte concatenate in realtà, perché prova singola è difficile. Anche per una ragione di costi, già che devono mettere giù le prove, come fanno? Esattamente. Nostro Semi ci vuole dirci qualcosa? Non c'è nulla da aggiungere solamente che vediamo come le prove cronometrate siano evidenziate in questo caso, perché sono prove cronometrate in rosso, mentre quella media, se farete vedere, sono in giallo. Questo permette al navigatore di stare ovviamente doppiamente attento, al pilota che da una guardatina al radar di capire che è nelle prove speciali, in sostanza. Questa è l'unica differenza. Comunque confermo che è Montecatini 2019. Qui Seni ci avevi seguito l'anno scorso, e c'eri tu alla edizione dell'anno scorso della Mille Miglia, Angelo? Scusa, e avevo disattivato il microfono. Tu, Angelo, c'eri l'anno scorso all'edizione della Mille Miglia? Io sono 4 anni che faccio l'apripista fuori dalla gara e ne ho fatte 4 invece in gara, quindi c'ero l'anno scorso.
Perfetto. Quindi più dettagli ci sono, minore il rischio, perché un conto è se siamo dove conosciamo, ma magari se in un posto che non conoscete un incrocio vale l'altro, magari poi nelle zone industriali o in posti del genere, anche non industriali è molto facile sbagliarsi. Sbagliarsi, infatti. Perfetto. Giovanni? Bene, Riccardo, ovviamente avendo coinvolto Daniele, dopo anche le precisazioni di Angelo, poco da aggiungere sul roadbook, abbiamo parlato la scorsa volta, esatto. È importante ovviamente quello che ha detto all'inizio Daniele, il roadbook non è altro che la rappresentazione grafica di quello che noi troviamo per strada, quindi bisogna anche andare molto con la fantasia, aiutarsi parecchio con un contachilometri digitale, perché senza l'ausilio di un contachilometri digitale è difficile poter fare una buona navigazione, considerando le diverse tipologie di gare, perché ovviamente ci sono manifestazioni dove anche per la caratterizzazione dei percorsi è molto lineare, come tu dicevi poteva essere complicata la mille miglia, paradossalmente lo è di meno nella navigazione, perché gli organizzatori, avendo circa 400 oltre vetture, preferiscono dare un aiuto a chi nella percentuale partecipa soltanto per fare la passeggiata, perché considera mille miglia un evento di questo genere dove magari 100-150 equipaggi partecipano per la classifica, il resto viene per divertirsi. Quindi dare lo stress, perché di fatto un roadbook è stressante, loro ti aiutano mettendo le frecce. Cioè le frecce sono quelle indicazioni stradali che sicuramente avete visto tantissime volte alle mille miglia, che ti indicano che direzione seguire. Questo lo fanno anche in prova, perché serve più che altro evitare che la maggior parte si possa smarrire, e quindi diventa paradossalmente la mille miglia molto più facile come navigazione, cosa che invece è diversa nelle gare magari di breve durata o nelle manifestazioni diverse alla mille miglia. Il Gran Premio Novolare sono le uniche due che mettono queste segnaletiche, il resto devi affidarti a una buona navigazione, avere un contachilometri digitale o satellitare, perché anche i satellitari possono essere abbastanza affidabili se non perdono il segnale, per avere almeno una contezza del dato. Poi considera che avere un riferimento a 490 metri ovviamente hai il tempo per rimanere concentrato, ma molte volte un riferimento lo trovi dopo 10 km e capisci che avere percorso 10 km hai perso anche la condizione del tempo e della distanza, quindi hai bisogno di avere un riferimento sempre aggiornato. Avere solo l'indicazione del cartello stradale più volte ci può non essere, perché magari c'hai, a volte noi troviamo, come vedete nella questa vignetta che tu hai messo, la vignetta numero 12, perché ogni vignetta è numerata, l'altra volta forse non l'abbiamo detto, la vignetta numero 12 per esempio c'è un punto esclamativo, il punto esclamativo di solito viene posto come attenzione che può essere perché una strada è poco visibile, oppure perché ci può essere anche un rischio per quanto riguarda la viabilità. Quindi anche tutta questa serie di informazioni diventano importanti per parlarne, come dicevo l'altra volta, la navigazione non deve essere una navigazione muta del copilota, del navigatore, come vogliamo chiamare, che sa la strada, che sa quello che fa e non informa il pilota, anche perché considera, guidando certe vetture dove tu non hai una frenata immediata, dove devi anche andare molto col freno motore, l'informazione di una svolta, di una, è fondamentale averla in anticipo. Quindi quando sei prossimo a un imbiglio devi assolutamente già essere preallertato. Quindi io con Daniele molte volte, anche se non abbiamo un grande dialogo in questo senso, nel senso che andiamo molto più a improvvisare, però lui per esempio mi dice 500 metri, vedi che siamo arrivati, devi girare a destra, oppure vedi che mancano 300 metri. Ovviamente una cosa è la navigazione su un trasferimento, cioè le vignette bianche, trasparenti, altra cosa è la navigazione in una prova di media o la navigazione in una prova cronometrata. Ovviamente il livello di attenzione lì sale, che devi essere abbastanza più preciso. Quindi ci sta che nella
una navigazione su un trasferimento ci si a volte anche alleggerisce con la concentrazione, si sta a scherzare, si sta a parlare, a guardare un po' le cose, magari il telefono, magari le cose, però un livello di attenzione è necessario, come dicevo l'altra volta, suggerimento mai fidarsi di chi ci precede, perché non sappiamo cosa stanno facendo, se sono loro attenti a loro volta, quindi dobbiamo svolgere la nostra gara nel nostro abitacolo. E molte volte, quando a volte Daniele per esempio ha delle necessità di assentarsi o mentalmente o comunque per il telefono o altre cose, sono anche io che seguo il roadbook, quindi è una cosa che deve essere fatta in collaborazione, una stretta collaborazione, una sinergia via di attenzione che di visibilità e tutto, perché è fondamentale non perdersi, perché ovviamente sbagliare un incrocio a volte può essere difficile, andare a recuperare il percorso, tornare indietro, fare un'inversione, perdere del tempo, quindi è sempre bene non sbagliare. E poi l'altro discorso che diceva Daniele è importante, fare il conto con le soste, perché ovviamente un trasferimento, anche se libero, è guidato da un tempo di percorrenza. Come vedete nell'intestazione dove c'è la freccia 1000 miglia, ci sono delle informazioni, ti dice qual è il CO di partenza, il CO di arrivo che ti delimita il settore, ti dice che quel settore è 184,36 km, lo devi percorrere a 5 ore e 50, era proprio lì all'inizio. Quindi hai un tempo di percorrenza, questo tempo è il tempo di percorrenza di 5 ore e 50, ti danno una media e ti dicono che è 31. Quindi devi considerare che durante queste 184 km, se magari è previsto anche la sosta pranzo per esempio o la sosta di altro genere, devi considerare che se ti fermi per fare benzina magari cerchi di anche conciliare quelli con i bisogni fisiologici. Non ci si sta a fermare di continuo perché ho voglio il caffè oppure perché ho bisogno di prendere, di sgranchirmi le gambe, cioè anche queste soste è un lavoro che facciamo anche meticoloso da 1000 miglia, quello di concentrare le nostre soste e renderle molto sincronizzate per diversi aspetti, diversi bisogni. Quindi non puoi fermarti. Può sembrare facile fare 30 al 31 di media 184 km, ma consideriamo ad attraversamenti cittadini, consideriamo a volte il tempo che si impiega per entrare in prova, dobbiamo considerare i tempi che ci sono per uscire dalle città, cioè ci sono tutta una serie di variabili, quindi come dicevo l'altra volta, è importante sempre portarsi avanti, fermarsi il meno possibile e cercare di avere meno intoppi. Dobbiamo anche considerare le variabili, perché ci possono essere dei guasti, bisogno di fermarti per controllare la vettura, quindi più possibile possiamo guadagnare del margine rispetto al nostro condotta di gara, tutto è guadagnato, certo, sì, le variabili chiaramente avendo anche un mezzo così storico dipendono anche dalla parte meccanica, chiaramente. Se vuoi Riccardo, fatti raccontare il nostro aneddoto della Miglia dove ci davano tutti per ci davano tutti per vittoriosi già a metà dell'ultima tappa, ma noi avevamo da fare circa 120 km di trasferimento e abbiamo avuto dei problemi meccanici con la nostra macchina. È stato il trasferimento più lungo della nostra vita. Questo quando? L'ultima 1000 miglia. Ah, proprio l'ultima. Tu Daniele, qualche altro aneddoto? Ma in buona sostanza, allora, Daniele, voglio dire, ti sei specializzato un po' nella veste di co-driver o partecipi anche in qualità di pilota a queste prove di regolarità? Allora, considera che per me far le gare è un piacere di stare con un mio amico. Il risultato può arrivare di conseguenza, ma se domani Giovanni ci starasse di 3 decimi non cambierebbe il mio piacere andare in macchina con lui. Speriamo non si stare con il mio amico. E quindi non c'è, cioè, l'idea di guidare, fare le prove, cioè, l'ho fatto una volta per gioco, ma non mi appassiona, cioè non ho questo piacere di confrontarmi con lo spazio, il tempo, il tipo, non,
Cioè, lui piace l'insieme, la manifestazione, stare con gli amici, gli piacciono le macchine, ma se dovessi guidare, non, anche poi dovrei trovare qualcuno che viene in macchina con me, quindi non è semplice. Sì. Non è facile dare il là al nostro impulso di sdoppiata o anche di passata. Per chi guida non è estremamente fondamentale, perché se vi ricordate, ve l'ho detto io, se noi facciamo un approccio frontale, cioè istante per istante io guardo il pressostato come mio obiettivo al mio secondo, quindi il mirino mi serve a poco. Molto funzionale e preciso invece per il copilota, perché non avendo contezza di quello che il pilota sta facendo, comunque nelle manovre di conduzione della vettura, diventa fondamentale, perché il momento in cui transita questo segnale, allora da lì noi facciamo partire il nostro tempo, diamo la sdoppiata. Ovviamente poi ci sono una serie di accorgimenti, di precauzioni, però dico, quello di base è fondamentale capire a cosa serve un mirino. Questo è importante, infatti, da sottolineare, esattamente. Io adesso, Giovanni, volevo far partire i video che c'è, appunto, avevo depositato su Skype e ci avevi inviato, però non riesco a trovare la pagina, soprattutto quel video dove inanellavi una serie di prove con catenate infinite. Però devo trovare il modo di... Nel frattempo io direi di toccare, magari in maniera più veloce, più breve, giusto per non dilatarci troppo, il tema della documentazione occorrente per la partecipazione a una gara di regolarità, spiegando eventualmente se occorra una documentazione differente a seconda dell'importanza o della difficoltà della gara. Sì, Riccardo, lo facciamo molto velocemente, però sì. Io voglio dare spazio alla dibattito. Voglio, questa volta sì. Non è un esame, però voglio fare una domanda. Sì, certo. abbiamo già parlato, Daniele l'altra volta mi ha rimproverato il telefono, mi ha detto, hai fatto troppa teoria, è difficile poter dare benissimo, voi intervenite, cambiate il palinsesto, sì. Fate... Questo brevemente, però iniziamo a stimolare tutti a prepararsi, se hanno avuto già anche la possibilità di vedere video e se dobbiamo commentarli, sì. Così vi do qualche dritta. Come documenti di gara, io vi ho messo il regolamento particolare di gara, l'RPG, non è altro che il contratto che noi andiamo a sottoscrivere con l'organizzatore, cioè il regolamento particolare di gara ci dà tutte le informazioni che deve essere sempre disponibile al momento delle iscrizioni, perché noi dobbiamo capire dall'RPG tutta una serie di informazioni, cioè il programma, come si svolge la gara, chi sono gli organizzatori, chi sono gli ufficiali di gara, le vetture ammesse, quanto costa la gara, quali sono gli obblighi, quali sono i premi a disposizione, tutta una serie di queste informazioni che ci danno idea della gara. Gli allegati all'RPG di solito c'è anche la tabella tempi e distanze di cui abbiamo parlato l'altra volta. Sì. Quindi questo è il contratto, chiamiamolo così. Come documenti sportivi, parlando di gare ACI, è fondamentale avere una certificazione della vettura. In ACI esistono, è molto flessibile in questo, e si ha la possibilità di avere sia la certificazione con ACI Store, ACI Sport, con la classica FISH per regolarità, oppure anche il certificato di omologazione ASI o di altro, o del FIVA, quindi non c'è una caratterizzazione a seconda delle manifestazioni di cosa usare. Ovviamente per mille miglia discorso diverso, dove lì è fondamentale avere il FIVA, senza il FIVA non si può partecipare. Però per tutto il resto delle manifestazioni è sufficiente avere uno di questi certificati. Quindi dall'omologazione ASI al resto. Per quanto riguarda invece le verifiche non è che altro la parte che precede la partenza della manifestazione, dove vengono esaminate sia la parte burocratica, cioè la presenza dei documenti, patente, licenza, certificato medico che ormai è diventato obbligatorio, però di sana e robusta costituzione, quindi non un certificato agonistico, ma di attività sportiva non agonistica.
quindi è un certificato che può fare benissimo il nostro medico di famiglia. E poi ovviamente tutta la documentazione inerente alla vettura, ovviamente l'assicurazione RCA e il libretto, quindi essere a regola con la revisione e tutto. Poi per le manifestazioni ACI ovviamente è fondamentale essere socio ACI, avere la licenza sportiva che è possibile richiedere presso tutte le sedi dell'ACI. E poi per quanto riguarda l'ASI, credo, sempre parliamo di manifestazione non agonistica, in ASI è sufficiente essere associati a un club ASI, quindi locale. Per quanto riguarda la parte delle verifiche tecniche, invece quelle si hanno sulla vettura, che nella stragrande maggior parte dei casi in ASI ormai sono diventate molto flessibili, se non in alcune gare di campionato, dove fanno un controllo generale della vettura per vedere se il numero motore corrisponde a quello che è scritto nei documenti, se è a posto la funzionalità delle frecce, degli stop, almeno quello che è fondamentale per rispettare il codice della strada. Quindi delle verifiche sono abbastanza snelle fondamentalmente. Poi vi ho messo questo esempio di cronologici, cioè quello che noi a fine gara o durante la gara abbiamo come riscontro. Ormai la stragrande maggioranza delle manifestazioni, dei risultati vengono pubblicati online, esatto. Cioè ovviamente su vari siti o della Federazione Italiana Cronometristi o di altri sistemi di cronometraggio minori, ma comunque riconosciuti in parte dalle federazioni, oppure dagli organizzatori stessi, tipo Mille Miglia e Nuvolare, Gran Premio Nuvolare, hanno il loro sito stesso da dove danno il link per la pubblicazione dei tempi, dove, diciamolo soltanto per notizia, hanno un carattere ufficioso e mai ufficiale, perché quello ufficiale poi è sempre quello che viene affisso nell'albo di gara in maniera cartacea, ancora vige questo tipo di regolamentazione. Da lì cosa vediamo? La serie delle prove che vengono denominate con PC1, 2, 3 e così via, il tempo imposto a rispettare, è quello che vi volevo spiegare soltanto in questo aspetto cronologico, che il tempo, e questo ci dà la contezza di quello che è davvero una gara di regolarità, ti ha un tempo di ingresso, cioè il tempo iniziale in cui abbiamo iniziato, fatto partire il nostro cronometro, e il cronometro che sta fuori. Quindi da quel momento in poi, da quando io faccio partire il mio cronometro, ho fatto partire il cronometro esterno. Questo dà un tempo di ingresso, e poi se la prova è da 2 minuti e 30 come la PC1, ci sarà un tempo di uscita. Il tempo di uscita è il tempo effettivo. Il tempo effettivo è quello che noi andiamo a fare, a svolgere in questo tratto di 2 minuti e 30, e da lì abbiamo lo scarto. Quindi, come vedete, è un rilevamento orario, cioè noi siamo passati dalla prima prova alle 10.07, 36 secondi, 81 centesimi. Il tempo 81 centesimi, 36 secondi, tutto quello che viene prima, è il tempo base per calcolare il tempo successivo. Da lì abbiamo un tempo di uscita 10 minuti, cioè ore 10, 10 minuti, 6 secondi e 81 centesimi. Da lì è lo scarto per avere fatto la nostra percorrenza della prova. In questo caso è 0. Ovviamente tutto quello che deriva dagli scarti tra il tempo imposto e quello effettivo determinerà poi le penalità che andiamo ad avere durante la gara. Ovviamente questi dati possono essere confrontati con quelli che noi abbiamo all'interno della vettura, o meglio, se io ho fatto 0 in questo caso sulla PC1, posso andare a controllare, una volta che ho questo dato, ma ce l'ho sempre dopo aver finito la prova, vedere se nel mio orologio interno avevo uno scarto rispetto al tempo effettivo, perché ovviamente dobbiamo poi considerare la nostra abilità, come dicevo l'altra volta, nel determinare una sdoppiata effettiva che sia il più possibile. Non è mai precisa al centesimo, non lo potrà essere mai in maniera fisiologica, però può essere più o meno vicino a questo effettivo, in modo tale che se io ho una precisione così assoluta in queste prove, ho fatto 0, 2, 1, 0, 2, è ovvio che le mie sdoppiate devono essere per forza lì vicino, perché se non sono così lì vicino c'è qualcosa che non va e non posso aver fatto questi tempi. Quindi base fondamentale per poter fare un effettivo giusto è quello di avere una sdoppiata all'interno della mia macchina che sia il più possibile
affidabile. Ok? E poi un dato che noi regolaristi siamo abituati a confrontarci è quello della media, l'ho scritto in basso con una tabella replicativa, cioè io ho fatto tot di prove, in questo caso erano 14 prove, ho fatto 23 centesimi, questo è per farvi spaventare, è una media di 1,64 centesimi. Cosa sta a indicare? Il mio trend di gara. Cioè io posso dire sto andando bene oppure la mia media è ho fatto 14 prove, ho fatto 28 centesimi, una media di 2. Io così posso, riguardo al discorso che ho detto l'altra volta, avere sempre un monitoraggio del mio trend che possa essere in miglioramento o oppure in peggioramento, però è un dato affidabile perché dico quella prova l'ho fatta bene, quella prova non l'ho fatta bene, rispetto alla mia gara precedente sto migliorando perché la mia gara di prima la facevo a 10 centesimi di media, ora sono intorno ai 5, quindi sto migliorando, quindi il dato affidabile più di avere il totale delle penalità, perché dico io ho fatto una gara, ho vinto la gara con 200 penalità, è un dato che non ha senso se non lo vado a rapportare a quant'ero il numero delle prove cronometrate, ovviamente di quelle valide, perché se abbiamo una gara di 50 prove ne annullano 10, ovviamente le prove effettive saranno 40, non più 50, quindi il totale delle penalità vanno divise rispetto al numero delle prove fatte. Delle prove parliamo delle prove cronometrate, in questo non vengono mai considerate i controlli orari, perché fondamentalmente o si sbagliano con numeri grossi, perché l'errore di un controllo orario è avere sbagliato un minuto, e da lì le penalizzazioni vanno oltre dai 100 in poi, di solito 300 penalità. Quindi sì, questo era per farvi capire come noi andiamo a analizzare il nostro trend di gara. Poi ci sono le classifiche, ma quelle classifiche sono di facile lettura, questa era proprio un esempio banale per dire c'è la posizione, il numero di gara, le penalità effettive, cioè le penalità corrette per il coefficiente, perché molte, nella stragrande maggioranza delle manifestazioni ormai si tende ad attribuire un coefficiente correttivo dell'1, l'ultime due cifre dell'anno di costruzione della vettura, quindi se la vettura è del 1961 come di quella prima classificata, il mio coefficiente sarà 1,61, solo la macchina del 73 sarà 1,73, o se è una macchina del 1930 avrò 1,30. È un coefficiente che permette così di dare un incentivo a chi ha vetture più datate di poter partecipare, ma è più incentivato a partecipare con vetture. Questo per quanto riguarda le classifiche, e poi per il resto io non ho altro da aggiungere come documentazione in sé per sé. Quindi perfetto. Allora io, Giovanni, o lascio la parola a voi per domande nei nostri confronti, o se no faccio partire i video che sono riuscito a recuperare, e dai video magari si possono fare delle domande, possono emergere delle domande. Dite voi, anche Daniele, come volete sondarci. Io sono una domanda, secondo me. Non sapevo, non è arrivato un invito. Ma tu mi avevi detto anche stasera, devo ricordarmi che c'è una cosa. Io credevo che ti eri collegato. Ci siete? Ecco. Sono che abbiamo sempre gli inviti. I video, se vuoi, li mandi, ma sì, vediamo se c'è qualcuno che suscitiamo qualche domanda. Questo qui intanto facciamo partire. Possiamo anche poi nel frattempo commentare. Allora, vediamo se riesco a passarlo di qua al video. Sì. Questo era uno di quelli che ci avevi mandato, una prove concatenate in sequenza più o meno infinita. Lì mi consiglio di ascoltare il rumore della macchina. In prossimità del presostato vedo che fai un grosso lavoro sullo sterzo. Sì, è un lavoro di allineamento delle ruote per cercare di entrare sempre dritti, come dicevo l'altra volta, e poi come vedete la macchina fa questo lavoro di progressione, cioè non è mai in affatto.
caricamento, non è una vettura molto performante. Ho fatto questo video proprio per questo. È una Lancia Busta che non è una vettura che viene utilizzata parecchio nelle manifestazioni perché non ha una grande performance, però come vedi lì, anche su questa tipologia di gara, la puoi utilizzare perché l'importante è dominare la vettura, farsi dare dalla vettura quello che ti può erogare. Quindi in questo caso cercare, si sentiva molto bene all'inizio quando è partito il video, che la vettura dava, erogava la sua potenza che era possibile darla con un sound che è proprio della vettura sempre in prima, frena l'acceleratore, dove la vettura viene controllata in avvicinamento. Quindi è importante proprio sentire come è l'approccio al pressosto di una serie di prove concatenate dove abbiamo la possibilità di tenere la vettura sempre in coppia, avere la coppia abbastanza pronta per lanciarla, aiutandoci parecchio col freno, il freno che modula l'accelerazione. Qui ancora si sente. Queste invece sono la tipologia di prove su strada. Quindi ovviamente tu hai, questo l'avevamo commentato l'altra volta, anche se non si vedeva, la possibilità di guidare perché non sai, con l'indicazione del copilota arrivi a un cartello giallo e poi da lì ti puoi fermare, aspettare il tuo tempo e poi partire sul pressostato. Vero il suono è quello che la mia voce che può distorcere la durata reale del secondo. Esattamente. Quanti possono essere le prove? Prego Angelo. Moceri, sentivo anche che tu lasci anche in prove lunghe sempre il beep inserito, ti aiuta questo? Allora lì lo faccio perché sì, in parte mi aiuta perché io utilizzo un doppio strumento, nel senso che ho il computer programma, perché siccome io sdoppio da solo, Daniele o chi è con me sdoppia in sicurezza un altro strumento. Io cosa faccio? Per mia deformazione mentale faccio partire in contemporanea due cronometri, cioè dal mio pulsante partono due fili, perché sai, questi pulsanti possono avere delle defaianze.
Allora io cerco, faccio partire dal mio pulsante due fili indipendenti, sperando che difficilmente si possano guastare entrambi. Uno va su sullo zero, che io utilizzo ormai lo zero, e l'altro va su un cronometro di fortuna. Io considero, utilizzo il Mistral, che conoscerai benissimo, che ha più di 20 anni, 30 da quando ho iniziato, che tanto dà sempre il suono in ripetizione. Una volta che lo sdoppi si azzera e riparte, perché non fa un countdown ma fa un suono sempre in avanti, quindi c'ho un suono di sicurezza. Però come hai visto bene, io non lo disattivo mai, tanto le prove alla fine durano al massimo 5 minuti, quindi non, se è proprio un trasferimento lungo che dura oltre 3-4 minuti io lo posso disattivare. Però nelle prove, come vedi, se arriva bene o male vicino al giallo e già devi ripartire, non lo faccio. Mi aiuta anche a tenere la concentrazione, onestamente, quindi lo faccio anche per quello. Grazie. Qualche altra osservazione? Luigi, Paolo, Edoardo. Luigi, Paolo, loro hanno avuto già esperienze come prove, insomma, di regolarità, e quindi potrebbero fare appunto qualche domanda più tecnica. Giovanni, all'interno, anzi, un settore, abbiamo detto, è compreso fra due CO. Allora, le prove cronometrate all'interno di un CO, sì, possono essere infinite? Cioè, non mi sento più. Non mi senti? No. Mi sentite? Sì, adesso no. Mi sentite. Adesso sì. Abbiamo detto un settore compreso fra due CO, e le prove cronometrate che si svolgono all'interno di un settore hanno un limite o possono essere infinite? Ovviamente quello è a discrezione dell'organizzatore. Cioè, no, se un settore dura 5 ore, è ovvio che hai la possibilità, più margini per mettere più prove. Se è un settore di breve durata, tipo un'ora, ovviamente avrai la possibilità di fare poche prove. Quindi quello è nell'ottica di un organizzatore. Considera che ormai si tende, specialmente nelle manifestazioni di lunga durata, a limitare parecchio i controlli orari. Da un lato ci sono diverse teorie lì, per esempio Mille Miglia all'inizio, l'anno scorso un po' abbandonato questa strada, perché non so se hai mai seguito nel dettaglio, i CO erano quasi tutti impossibili da arrivare, era veramente una gara di velocità arrivare a rispettare i CO, ai limiti proprio del codice della strada. Succedevano anche parecchi incidenti per questo, perché dovevi recuperare parecchio, e quindi fare troppi CO molte volte sei costretto a non poter fare fermate, sei sempre in gara. È bello da un lato perché ti tiene parecchio impegnato, però dall'altro per la sicurezza, specialmente quando hai parecchie vetture concorrenti, diventa rischioso. Invece ormai si tende più che altro a dare un CO di partenza, un CO se la gara dura per esempio mattina e pomeriggio, cioè il CO intermedio del pranzo, dove viene compresa la durata del pranzo, e poi il CO di fine tappa, in modo tale da snellire e rendere anche i concorrenti un po' più liberi nel giostrarsi i propri tempi. Perché se io decido di saltare il pranzo perché non ho interesse, ma ho lo spazio per potermi dedicare, per esempio, alla manutenzione alla vettura, per esempio Mille Miglia, noi molte volte sfruttiamo i tempi dei pranzi per poter controllare la meccanica, fare i nostri interventi con le nostre assistenze. Quindi già se tu invece hai un CO che ti dura un'ora e mezza, è ovvio che quel tempo devi fare, ad esempio, 40, anche soli 40 km, capisci che hai poco margine per poter fare le cose, e quindi anche lì dipende dal numero delle prove che ti mettono, perché le prove di solito hanno una durata breve, anche se sono prove su strada. Considera che un gruppo di prove fisiologicamente non dura oltre il massimo 10 km, mettiamola così, perché una serie concatenate in un percorso di 5, 6, non più di tanto, arrivi a fare 10, 12 km, ma siamo lì comunque. Sì, infatti stavo guardando i roadbook, quelli che ho preso in mano mi sembrava che avessero pochi CO per quello, al di là del fatto che si svolgevano tutti nell'arco della giornata, o comunque non più di 2 giorni, chiaramente. Bene, bene.
Sì, non essendo una prova di abilità, ma è soltanto serve all'organizzatore per tenere unito il gruppo, per evitare per esempio che la macchina numero 300 possa avere superato la... Ma questo di più nelle gare così, dove ci sono parecchi iscritti, ma sai, nelle gare della domenica o comunque le manifestazioni dove hai 50-60 iscritti, non hai grande necessità di avere dei controlli ravvicinati per tenere unito il gruppo. Quindi fondamentalmente, sai, ognuno partecipa, poi c'è quello che se ne frega e passa avanti senza che passa dalle proprie cronometrate, ma quella è un'altra storia. Cioè, considera bene o male, chi fa la manifestazione rispetta il proprio numero di gara, su per giù, poi c'è chi si ferma, chi va più avanti perché va più veloce, perché poi questo poi sono situazioni diverse. Obbligare a fare CO, e ti dico di più, perdere una manifestazione perché hai avuto per esempio la foratura di una gomma, non puoi arrivare a un CO, è davvero fastidioso, ti dico. Certo, fa parte della competizione, però sai, quando alla fine hai la possibilità di giocarti una gara e poi per un qualsiasi problema non ce la fai, capisco, su una tappa di arrivo o di un ma mettere tanti CO io sono contrario, onestamente. Certo. Bene, cerchiamo altre domande parte degli ospiti, appunto. Come fai a fermare la testa se hai la macchina aperta senza il vetro o il piantone dove appoggiare la testa? Per il discorso del mirino. Sì, e allora è quella la domanda, forse è più la domanda è chiarissima, io l'ho capita, cosa vuoi dire? Esatto, è più facile capirlo di fare la domanda. E allora, è quello che diceva Daniele poco fa, io anche posso fare un passaggio senza avere il mirino. Quello che ho spiegato poco fa, il mirino serve più che altro a chi sdoppia. Lascia stare il fatto che io mi sdoppio da solo, parliamo di chi è il copilota. Il copilota ovviamente deve rispettare su per giù una stessa posizione, e da lì, è quello che ho spiegato poc'anzi, metterla in una posizione comoda e riproducibile. È ovvio che tu su una vettura di questo tipo come l'Alfa Romeo o altre anteguerre o altre vetture, dove non hai la possibilità di metterti bello stretto intorno a, per esempio, una maniglia o un altro, un poggiatesta, ovviamente è una cosa. Da lì noi utilizziamo il mirino non in maniera maniacale, perché ti ho spiegato poco fa che non è noi lo mettiamo il mirino in maniera statica, cioè io mi fermo la macchina, la fermo, mi identifico una posizione, poi io ci vado in movimento. Quindi considera quel riferimento non può più essere uguale a quello che io l'ho posizionato mentre ero fermo. Non solo, ti dico un'altra cosa e ti faccio confondere ancora di più: la velocità in cui conduco la vettura, se faccio un passaggio in maniera più veloce o più lenta, il riflesso che io vado a determinare sul mirino è completamente diverso se io ci passo in maniera lenta o più veloce. Per questo vi ho fatto vedere video dove l'approccio al passaggio deve essere senza esitazioni, perché in quel momento io cerco anche di minimizzare il mio gap di errore di sdoppiata, che è fisiologico. Quindi, rispondendo alla tua domanda, io non ho la necessità da pilota di avere un riferimento fermo fisso, devo avere un riferimento che bene o male mi permette di sdoppiare, di avere una contezza del dove sta passando la ruota, che è il momento in cui traguardo il pressostato, ma non mi serve quella precisione millimetrica, è più un fatto di riflesso. Quando io ti dicevo l'altra volta, affrontiamo il passaggio frontalmente, io un secondo prima lancio la macchina, in quel momento posso anche chiudere gli occhi, sì. Sono sicuro che il mio range di errore deve essere quello, se ho rispettato quei criteri che ti ho detto, che sembrano facili in teoria, nella pratica sono difficili, però ti dico, quello viene con l'allenamento. Ma non stiamo lì a metterci a fare la filosofia sul mirino, perché su quello io non sono di questa scuola. Dico, si può fare una prova in regolarità senza avere un mirino, ci sono molti che non lo utilizzano, molti anche bravi top driver, e ti posso aggiungere anche molti copiloti che hanno una buona sensibilità, non hanno per forza necessità di sdoppiare con un mirino. Daniele agli inizi non lo utilizzava neanche, mi può dare conferma,
Daniele sdoppiava molto con la sensazione della vettura che andava in velocità, ovvio che non può essere più preciso, però il pilota, se ti aiuta super giù lo stesso passaggio, che già ti conosce e sa che anche il rumore del sound della vettura è sempre quella, quindi dopo la frenata ti aspetti l'accelerazione, sai, devi anche cercare lì di avere parecchio istinto. Non è una disciplina dove ci possiamo mettere, almeno io ti dico per come la vivo in maniera schematica, io faccio questo, allora mi metto là, metto la ruota così, io metto il mirino in maniera semplicistica, metto la ruota sul pressostato, cerco di trovare una posizione comoda ed è lì. Se tu guardi una di queste foto, il mirino di un Alfa Romeo, noi lo mettiamo vicino, molto lontano dalla nostra posizione di guida.